e di impegno. Oggi magari l'uomo dedica ben poco allo studio, all'attività che fa, perché ha preso decisioni da altre camminate, mentre prima l'uomo si dedicava la mattina sera alla ristorazione. E con tutto quello che ho fatto. Invece di avere diverse culture, olivo e ripartire il rischio, ho preferito l'azienda di 800, circa 900 ettari, tutta decisamente sul frumento duro, perché era molto vicino, perché sono stato a Menadito. Mi sono trovato bene, abbastanza in maniera positiva. In maniera positiva. Successivamente, adesso forse a parte che allora mi interessa, successivamente io avevo pensato di fare una borsa di studio sui ragazzi e per la formazione al media, alla scuola inferiore. Ma poi hanno rinunciato. Avevo già in programma un terreno destinato con un reddito di eccetera, destinato per quello. Ma poi ho avuto una dura sorpresa. Siccome io lavoro da anni anche con la facoltà di Portici, la facoltà di agraria di Portici, che è stata la prima poi l'Italia meridionale ad aprire, con Basino, su Pasini, e non è venuto un giorno perché in questo periodo per vedere un po' i cambi. Sì, lui fa patologia vegetale. E per vedere i cambi, eventuale presenza di malattie nei campi qui in Puglia. Credo che erano dei giovani, come adesso in attesa, fin quando stavamo a fare due chiacchiere nell'ufficio, e questi vengono fuori e in quel locale là sotto ci stavano un aratro chiodo e una vanga. Sì, lo fa. Se non che sta. E dopo questi rimangono perplessi che guardano ripetutamente. Ma poi mi chiedono, ma quelli attrezzi che sono? Avete conservati la gente? Che cosa vuole? Quale uso hanno? Che sono? Che servono? Io precisai che servono, sono due attrezzi. Allora, uno è un aratro chiodo che non ha orecchio, non ha rovescio, ma serve solamente per scalfire il terreno, e l'altro è la vanga, che è un mezzo prima di Cristo, insomma, diciamo. Mi ha sorpreso questo, che laureati da 10 anni, specialisti, già specializzati, non conosco degli attrezzi primitivi nella cervicoltura. Allora optai e ho fatto una prima, una seconda e una terza opera di museo. Avevo un materiale perché purtroppo la mia famiglia viene da proprietari, ma prima ancora, prima del 1900, erano grossi affittuari. Grossi proprietà, Orsini ed altro. Era una grossa affittuari, però l'affittante era molto diffuso. Non è come sto spendo. Con le attuali leggi che ci sono, eccetera, eccetera. E in questo che è successo? Che non avevo molto materiale. Sto registrando, no! Anche non aveva conservato. Questo è lo spirito di conservazione per non buttare fuori. Cioè. E infatti poi ho costruito prima e ho fatto in questi locali. E adesso possiamo accedere. No, io volevo. Ecco, il Don Michele Pepe. Lui è molto modesto. Io anche se. No, comunque anche sappia, Michele Pepe a Gravina oggi è componente dell'Accademia dell'Agricoltura Italiana a Bologna, è componente del Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico posso partecipare solamente i professori universitari. Sì, sì. Io a 15 anni ero qui per motivo morto mio padre, fui costretto a venire in azienda. Però non ho mai letto parole, mai letto in vita mia parole, io ho 80 anni e più, non ho mai letto parole incrociate o cretinate, eccetera. Ho sempre masticato testi, volumi di scuole, di patologia, di agronomia che mi serviva per la mia attività, per il mio domani. Lui si è preoccupato
di dare... Quindi, pertanto io ho il titolo di... sono professore, ma io chiedo, desidero e voglio che sia chiamato Michele o Don Michele Pepe. Si è preoccupato di darci, a noi gravinesi, delle varietà di grano che fossero resistenti a una serie di malattie sia vegetali e fossero anche resistenti, al, diciamo, per quanto riguarda tutti i parassiti insetti. Tenuto presente quello che ha detto prima, che Gravina è un paese molto, diciamo, dove l'acqua la dobbiamo aspettare alle grazie del Padre Eterno, si è preoccupato anche di darci delle varietà di grano che non soffrisse l'allettamento. Io mi ricordo negli anni passati, quando noi avevamo il grano, certi tipi di cappelli, ecco, voglio anche dire che Don Michele ha parlato di grano duro, perché esiste anche un grano tenero, perché nel passato a Gravina, oltre al grano duro, si coltivava anche il grano tenero, la maiorica, ecco, la famosa maiorica. Non so se qualcuno di voi ha delle origini anche, diciamo, vicino all'agricoltura, avrà sentito questo termine, la maiorica, in famiglia avrà sentito anche il termine la maiorica, che veniva utilizzato più che altro per avere la farina per fare il pane. Mentre il grano duro è specifico per avere un tipo di farina atto per, per fare la pasta, perché è ricco di glutine e che serve proprio per fare la pasta. Se permettete un inserimento mio, noi abbiamo diverse varietà di frumento, tenero e duro. Mentre il tenero è idoneo per, unicamente e solamente per la panificazione, il grano duro, che ecco perché lo chiamiamo frumento duro, perché quando andiamo a molire il frumento lo portiamo a rottura vitrea e fa una granulometria molto infinitesimale che può, e serve unicamente per la pasta asciutta, per i maccheroni, perché il grano tenero che si polverizza in molecole infinitesimali, eccetera, molto molto sottile, adesso mi ricordo quanti micron, eccetera, e il frumento duro ha una rottura vitrea, si presta a questa rottura con questa granulometria alta che consente di fare la pasta asciutta, i maccheroni. Contrariamente con il tenero non si possono fare, perché no, scusatemi. Quindi, la mia... quindi dicevo, si è preoccupata anche di darci delle varietà che fossero resistenti all'allettamento. Nel passato, che la raccolta veniva fatta con la falce, quindi c'era bisogno che il grano avesse una certa altezza per far sì che potesse essere facile, più comodo, la mietitura, ecco, molto più comoda la mietitura, sia con la falce che anche con la mietitrice. Però c'era il problema che fine maggio, principio di giugno, una pioggia, o meglio, se avveniva in quel periodo era meno dolorosa, perché ormai la spiga si era più o meno formata, quindi si era già indurita, quindi il problema era quando avveniva con certa anticipo, che il grano si spezzava e quindi non si riempiva la spiga. Don Michele si è preoccupato, quindi era un problema serio per noi di Gravina, perché non solo non si raccoglieva soltanto la paglia, era laborioso la raccolta per la mietitura. Il prodotto era limitato, lui mi si è preoccupato e quindi ci ha dato, ecco, delle varietà basse, dove anche in caso di pioggia non si ha questo allettamento, non si spezza praticamente la spiga. La pianta. Della spiga. Logicamente ora non c'è più il problema della mietitura, della mietitura con la falce o perché abbiamo altre macchine, quindi il problema, anche se è basso, non ci preoccupa più. Oltre a darci quindi una varietà resistente all'allettamento, se io vi facessi vedere delle spighe di grano del 62, ecco, del 60 che ce l'ho conservate,
con un fantasma, con le spigatuali, vediamo che le spigatuali sono più grosse. Sono una specie di pagnotto dove i chicchi di grano fuoriescono addirittura dal. È andata buona. È andata favorevole, ecco, diciamo andata buona per dire andata favorevole. Che la glumella viene fuori dalla glumella. La glumella viene fuori. No. Sì, sì, la parte è un po' del frumento duro e tenero. Per quanto riguarda quello... L'altezza, perché c'era un problema. In passato noi siamo passati da un sistema culturale del frumento dai 15 quintali fino dai 10-15 quintali, 20 quintali per ettaro, esatto. Alla produzione si diventa maggiore. E di questo anche i carminesi, voi altri siete giovani, forse i vostri nonni ricordano, io sono stato il primo a Gravina, forse c'ero un po' di proprio io in questa conferenza, a Gravina a portare le cose, perché con gli esperimenti fatti in Francia, a Chartres, era evidente che la coltivazione andava anticipata. E che noi davamo il nitrato nel mese di marzo-aprile, troppo tardi, insomma, non faceva altro che allungava il ciclo vegetativo sottoponendolo a delle malattie più avanti, perché con la temperatura che si elevava, maggiore malattia. Invece in Francia, che hanno sempre investito per la sperimentazione, c'era un orientamento di costituire varietà basse. Perché ognuno costituisce secondo il proprio ambiente, questo ambiente è differente dall'ambiente di Bologna di San Severo, mutano insomma da un po' tanto. Allora si è potuto puntare sulle varietà che hanno un culmo, che è lo stelo del frumento, un culmo basso insomma. Non solo basso, ma anche elastico, perché l'altezza è relativa al danno. Quindi bisogna fare incroci su incroci, risolvere il caso e sulle varietà più elastiche, perché anche se il culmo cade, la spiga cade, la giovane pensate ad altro, se il culmo cade può alzarsi, se il culmo reclina può alzarsi, quando invece il culmo è debole e cade, una volta caduto il prodotto e non serve. Devo fare una domanda che da questo c'è, perché non so qual è stato l'esito. Per quanto riguarda l'utilizzazione della paglia, mi ricordo, a me ho saputo a suo tempo che c'era da questa azienda il tentativo di prendere la paglia, sminuzzarla, metterla in urea affinché avvenisse la trasformazione e quindi sotterrarla, quindi praticamente fare una concimazione organica. Questo come è andato? Se ha avuto un maestro? Perché qui voi sapete che ci sta l'abitudine, quella di bruciare la paglia. Quella è una ricchezza, ma qui c'è l'abitudine, quella di bruciare. Io so che Domenichino a suo tempo si interessò anche di questo, non so qual è stato. Poi nelle diverse qualche pubblicazione fatta, anche qualche articolo, e poi diverse relazioni, diversi convegni a Foggia, a Matera, mi ha invitato 2 o 3 volte alla Camera di Commercio di Matera, eccetera. Poi a parlare sul debbio. Esatto. Il debbio, prima, molti anni fa, c'era una quantità di malattie nei terreni. E allora che succedeva? Che la paglia è una quantità di erbe infestanti. Che succedeva? Che queste erbe infestanti ricadevano. E allora il contadino si arrangiava di bruciare le stoppie, che tenendo di bruciare anche i segni, ma la parentesi, ma la madre natura è che, se voi pensate là, non guardate a me se io apro la bocca e chiudo il naso, insomma. Poi anche, non c'è bisogno di tenere sempre, basta. Puoi fare meno, basta, stop. Io lavoravo in Sudafrica come genetista e portai questi campioni, questo gesso, che è stelle, non produce. Cioè non fa le macchie di terra, poi macchie, poi le mosche, eccetera, eccetera. Questo albero è diventato un colosso. Noi vediamo un po' che ha avuto un tumore e si è rotto. Vedevo, più avanti c'era la lesione, vedevo, è spaccato, si vede. E poi se non ci fosse stato l'uomo, la simbiosi, l'uomo e la natura,
non poteva reggere un ramo orizzontale di ben 14 metri, se non è tenuto tutto da questi tiranti messi dall'uomo. Ecco, dico, la simbiosi, per fare delle cose belle nella vita bisogna anche associarsi alla natura, insomma. Lui ha questo grande ombrellone che sta qua, che ci vanno bene una trentina di macchine, eccetera, se non ci fosse stato quest'altro. Però protetto, aiutato dall'uomo da qui tirando, altrimenti un ramo orizzontale sarebbe caduto. Ebbene, il peso sarebbe caduto. Tant'è che non regge più lui, ma fui costretto a mettere due pali in acciaio per poterlo reggere. Sì, 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 sì. Questo è bello fotografare. Chiaro? Per la spaccatura. Avete dimenticato? Per la spaccatura, Paolo. Ora. No, tu no, lo io no. Vieni. No. Mandolino che sto cade. Fammi vedere. E dopo. Ma tu... 10 anni, 20 anni, 80 anni, 90 anni. Ma non vedrai mai un novantenne che viene dall'industria meccanica, industria pesante, eccetera, eccetera. Ecco perché anche hai finta la salute. Poi un bel contadino. Mi avevo bisogno io, grasso e grosso, sempre robusto, pieno di salute, a differenza di quello che vive nell'industria e tutti i giorni quotidianamente fare quel perno, quel bullone, un giorno, un mese, un anno. L'olio di macchina, di manica, allora di gomito, perché questo caricava, questo bisognava girare e faceva il foro. Poi è venuto quello, e poi è venuto anche un altro, che è questo come per forare. Sì. Questo è un principio, comincia un po' di meccanica. Sì. Nella, se noi diamo forza la velocità, sì, per forza centrifuga. Forza centrifuga si alza, più gira e più scende giù. Sì, 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 sì. Più aumenta la pressione. Da forare. Bello. In epoca c'era in campagna, vivevano diverse categorie d'operai, non è che come adesso la sera andava a casa, prima dormiva in campagna per 15 giorni, un mese, specialmente chi ha detto al bestiame. C'era il fagname, c'era il meccanico, c'era tutto. Era autonomo l'azienda. Qui non c'era strada per andare a gallina. Adesso va il vicino, per tre ore per raggiungere le galline. Certo. E dopo si riparavano le mie serrature. Si riparavano le serrature, si riparavano tutte le chiavi, tutto quello che si... Non occorreva andare a riparare la serratura, diverse decine di locali che c'erano. Ma allora prima la chiave di una serratura che poteva andare, si attaccava e si utilizzava. Tutto quel che serve per il fabbro, vedete che borse che serviva per prendere i ferri, quella forgia che serve per riscaldare e pensare a forgiare sulla, come sta consumare, non sa quanto, sì, sì, quanto quando, sudore. Quando i colpi sono stati là. Va dietro. Ma non ti faccio parlare. Non c'era la corrente elettrica, veniva 40 anni, insomma. Allora Gravina era illuminata da questi lumi. Forse la mia padre, eh? Sì, sì. Questi illuminavano il paese, qui girava l'uomo con la scala, con il petrolio, regolava il carbone, la caffettiera, eccetera, e questo è il lume che ha illuminato Gravina per tanti e tanti decenni, insomma. Non è vero. Si è preso.